pensate che fondamentalmente ci ha unito. Noi siamo sempre stati credenti sin da bambini. E da un odio l'uno verso l'altro profondo, che non potevamo stare insieme, non ci potevamo vedere, alla fine Dio ha voluto così, che ci mettessimo insieme, ed è stata una benedizione. Sono riuscito a conquistarla piano piano e oggi ci stiamo sposando. Cioè, ci sono andato appresso, a parte lo scherzo, 12 anni. Cioè, a 12 anni già io avevo fatto la mia proposta di matrimonio a Chiara. Però ovviamente, si sa, adolescenti, ragazzini, figurati. È passato tutto, però dopo quel sentimento alla fine è rimasto dentro. È rimasto dentro fino a che 6 anni fa l'ho conquistata definitivamente. Io credo che Chiara salirà anche lei nei momenti difficili, che saranno come un deserto, appoggiata al suo diletto. Non sarà sola, come noi non siamo soli ad affrontare le difficoltà, così anche Chiara avrà un sostegno su cui appoggiare le sue ansietà, le sue sollecitudini. Che Dio vi benedica. Io salvo, prometto a te, Chiara, di amarti e servirti nel dono totale di me stesso e di essere solidale con te in ogni circostanza della vita. Nella gioia come nel dolore, di conservare e fortificare la nostra fede comune e rimanerti fedele secondo l'insegnamento della parola di Dio. Con tutto il cuore, noi vi auguriamo e speriamo che questo giorno possa rimanere indelebile nelle vostre menti, non per noi ma per quello che il Signore darà al vostro cuore, quell'amore di cui abbiamo parlato, un amore che supera le barriere, che va al di là dei meriti e di ciò che noi meritiamo, perché noi sappiamo di non meritare nulla, ma il suo amore va al di là e raggiunge il nostro cuore. Noi vi auguriamo questa sera che il suo amore possa travolgervi interamente, possa scombussolare e sconvolgere la vostra vita e portarvi a raggiungere sogni come quelli che io e Salvo oggi stiamo raggiungendo. Un bacio a tutti, Dio vi benedica.